Tragedia nel Torinese, dove un uomo ha sparato alla moglie, ai figli di 2 anni e al cane, poi si è suicidato. Il dramma è avvenuto nella villetta di famiglia Carignano. La donna è purtroppo morta sul colpo, uno dei 2 figli dopo l'arrivo in ospedale, mentre resta gravissima l'altra figlia della coppia. I carabinieri, una volta entrati nella villa, hanno trovato la donna ormai morta, mentre i 2 figli, 2 gemellini di 2 anni, sono stati trasportati d'urgenza in gravissime condizioni in ospedale a Torino, dove però uno di loro è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. L'omicida suicida è Alberto Accastello, che è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è morto poco dopo in casa. Al momento non sono ancora chiari i motivi esatti della tragedia familiare che ha portato l'uomo a compiere l'omicidio suicidio, anche se dai primi accertamenti pare che la moglie qualche giorno fa gli avesse annunciato l'ipotesi di una separazione.